Mister Valentino, possiamo dire finalmente, lo Scandale torna alla vittoria con il Chiaravalle, un netto 4-1 che però è maturato nel finale, si stava rischiando anche oggi. Sì, una partita sofferta, anche è stata messa subito a nostro favore dopo pochi secondi, un rigore concesso netto, poi l'arbitro ha deciso di espellere il giocatore subito a freddo così, quindi la partita sembrava in discesa per noi, invece loro si sono dimostrati una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà, abbiamo sofferto un po', però poi alla fine penso che il risultato, non in questi toni, diciamo col 4-1, però la vittoria si è meritata. E chi ha visto meglio dei suoi oggi? Ma penso che in generale tutti quanti abbiano fatto una buona prova. Antonio Scalise, che ha fatto una doppietta, penso che un po' più di tutti era in giornata, era atleticamente stava bene, quindi penso che lui sia stato dei nostri migliori in campo, ma penso che in generale un pochettino tutti abbiamo fatto una buona prova. Per un allenatore come lei, che da tanto per la sua squadra si impegna, grida per tutti i 90 minuti, questo quasi un mese senza punti, diciamo, venivate da 3 sconfitte consecutive, spesso non meritate, però dice questo, come se l'è passata? L'ho passata io molto serenamente, quello che dicevo allora, poi alla fine per quello che considero sempre il nostro livello, insomma, quando parliamo durante la settimana cerchiamo di analizzare un pochettino anche le partite che erano passate, tolto Taverna, penso che col Real Catanzaro era stata una buona partita equilibrata, però dove noi avevamo creato qualcosina in più rispetto a loro, se eravamo stati un pochettino più concreti come magari poteva succedere oggi nei primi 45 minuti, forse magari la partita l'avremmo chiusa prima e avremmo giocato con più spensieratezza. Lo stai impiegando poco, oggi lo ha fatto entrare e ha ricambiato, parlo di Jensen. Sì, so che è un tuo pupillo, quindi Jensen è un ragazzo che ha tanta qualità, quantità, quindi penso che in futuro era un pochettino in ritardo di preparazione per questo, poi io cerco di sfruttare al meglio le risorse umane che ho, insomma tutti i ragazzi, penso di riuscire a fare giocare un pochettino tutti, di dare spazio un po' a tutti. Jensen sicuramente entrando in condizione avrà sicuramente più spazio anche lui. Domenica scorsa a Taverna ha debuttato Raimondo, anche bene. Oggi gli ultimi 3 minuti hai messo il secondo portiere Trivieri. E lo Scandale dà spazio anche ai giovani. Sì, e cerchiamo di dare spazio ai giovani. Volevo farlo entrare anche prima sul 2-0, però magari per un ragazzo, ho visto che loro ci mettono un po' in difficoltà, per non dargli troppa pressione, diciamo. Sennò io mi fido ciecamente di tutti i ragazzi che abbiamo in campo. Però giustamente non possiamo dare troppa responsabilità a questi ragazzi, cerchiamo di farli maturare pian piano. Anche perché da qui a pochissimo tempo, insomma, a pochissimi anni, lo Scandale penso che sarà nelle loro mani, quindi dobbiamo cercare di farli crescere. Abbiamo nel nostro gruppo un bel gruppo di ragazzi e ne stiamo aggregando ancora, quindi speriamo di riuscire a farli crescere e a farli divertire. Ultimo le lascio, e come dicevamo prima, il Chiaravalle aveva il portiere del 99 e anche l'autore del fallo, del rigore, era del 99, poi espulso. Ci vuole un bel po' di coraggio per schierare 2 quindicenni. E beh, loro penso che venivano da una situazione un po', avevano qualche squalificato anche, quindi vedendo il numero dei giocatori indistinta penso che avevano qualche giocatore indisponibile tra infortuni e squalifiche, però comunque non abbiamo avuto modo di apprezzare per poter dare un giudizio su quello che è stato espulso, però il portiere ha dato dimostrazione che anche se il 99 è già un ragazzo pronto, insomma, per giocare a questi livelli, ce l'ha dato dimostrazione, penso che anche tu sei del mio parere, che ha fatto un'ottima gara. Domenica ci sono le lezioni, si gioca sabato, voi andate a Botricello? Sì, andiamo a trovare quella che diciamo era da tutti, inizialmente anche da noi, apostrofata come diciamo quella che era titolata a vincere il campionato. È una grande squadra, hanno grandi giocatori, un bel gruppo, una grande società, noi andiamo lì per cercare di fare la nostra partita e dare del nostro meglio, speriamo di riuscire a tornare con qualche punto. Ultima, mi sembra che mancherà Palermo. Sì, Palermo era diffidato, quindi salta la prossima partita. Ammonito. Più in più abbiamo altri 2 infortunati, insomma, diciamo questo periodo non ce la passiamo molto bene, neanche noi tra squalifiche e infortuni abbiamo sempre 4-5 giocatori indisponibili, però di quello che abbiamo, come dico sempre, allora noi siamo una bella rosa, siamo 20 persone, anche se ci sono molti ragazzi giovani, però io ho fiducia in tutti, quindi chiunque entra in campo darà il massimo e cercheremo di fare di portare a casa almeno un punto, se non 3 punti, cerchiamo, noi andiamo per vincere, poi quello che viene speriamo di riuscirci. Auguri. Grazie, buona giornata.